musica, canti, carri tradizionali, animali e tanti giovani. Questo e tanto altro stamattina nella tradizionale sfilata dei donativi alla Madonna del Ponte, che ha colorato Corso Trento e Trieste con la partecipazione per la prima volta, assieme alle contrade di Lanciano, dei bambini della scuola dell'infanzia di Maria Vittoria. Abbiamo aderito a questa iniziativa perché quest'anno abbiamo lavorato sulle tradizioni locali. Noi partecipiamo a un progetto Erasmus con vari paesi europei e questi insegnanti sono stati qui da noi alcuni mesi fa e i bambini li hanno accolti con questo ballo nostro tradizionale che è la tarantella, e quindi ci è sembrato opportuno partecipare a questa iniziativa locale di Lanciano, diciamo, questa sfilata del dono. I bambini lo conoscevano già il dono oppure avete dovuto fare un lavoro? Abbiamo dovuto fare un lavoro perché noi comunque lavoriamo con bambini dai 3 anni ai 5, quindi sono bambini piccoli, alcuni conoscevano, altri no, per cui abbiamo lavorato molto su queste iniziative, queste tradizioni nostre, e anche per non far perdere questa, diciamo, la cultura, ecco, i nostri valori. Come mai ogni anno si rinnova questa tradizione? Fa parte della tradizione culturale, diciamo, contadina, il fatto di fare, diciamo, queste, una reverenza alla Madonna. Vabbè, voi sapete che è una tradizione antichissima, legata alla Dea Cerere, quindi da allora, diciamo, le tradizioni si sono costantemente, diciamo, perpetuate. Tutto. Quest'anno che cosa portate in dono alla Madonna del Ponte? Le solite cose. Se lei può vedere, pasta, meloni, i frutti della terra. La pasta non è propriamente un frutto della terra, ma è un elaborato del grano. Quanto tempo impiegate a preparare il carro? Se ne va circa un mese, cioè dall'inizio, perché prima ci si deve mettere d'accordo sulle tipologie di doni da rappresentare, dopodiché, voglio dire, no, da quando nasce l'idea, la bozza dell'idea, quando a oggi, circa un mese. Abbiamo visto che sono tanti anche i ragazzi che partecipano, quindi è una tradizione, cioè, che va di generazione in generazione. Sì, soprattutto nelle zone rurali le tradizioni tendono a perpetuarsi più che nei centri cittadini. Innanzitutto, che contrada è? Via Cunecella. Da quanti anni lei partecipa al dono? Più di 15 anni. Sì. E come mai torna ogni anno qui a partecipare al dono? E poi mi sono operata la gamba, sarà 7 mesi. Gli sto detta alla Madonna, fammi portare il dono e ci vado. E che dono gli porta dalla Madonna quest'anno? Lo dono tutti gli anni, soldi a comprare la roba, ma sarà di soldi.